Sì, siamo alla 7ª edizione dell'Art Night, quest'anno è il 17 giugno, come ogni anno, come in ogni edizione, cominciamo a Ca' Foscari dal cortile alle 18. È uno degli eventi che ormai caratterizza sia Ca' Foscari sia la città di Venezia, sono più di 80 istituzioni che coordiniamo, siamo orgogliosi di farlo, in una tradizione che si consolida e raccoglie sempre un interesse sempre maggiore da parte dei cittadini, dei veneziani, ma anche di chi Venezia la visita. È un modo per far rendere la città vivace, viva, per esprimere tutta la cultura in una cornice meravigliosa con un contenuto che è all'altezza della cornice. È il risultato di una nostra elaborazione e del contributo di tutte le istituzioni che partecipano e che fanno vivere un pomeriggio, una notte, fino alla mattina successiva di cultura divertendosi. È un messaggio importante, con la cultura si cresce e ci si può anche divertire. È un messaggio importante per la città, è un messaggio importante per l'università, le istituzioni che vi partecipano, perché si dimostra che è possibile lavorare insieme moltiplicando i contributi e creando un evento che è piacevole, è divertente e di alto spessore scientifico e culturale. Siamo alla 7ª edizione di Art Night, continua la collaborazione fra università e comune, noi siamo ben contenti, abbiamo più di 86 enti coinvolti in una notte che diventa per la città una notte magica. Noi ci siamo dati da fare come l'anno scorso per cercare di tenere aperti quelli che sono gli enti come la Fondazione Musei Comunali, e inoltre siamo pronti per garantire un servizio efficiente dal punto di vista dei trasporti. Le novità di questa notte 2017 saranno un video in anteprima degli AS+F, che sono dei video artisti noti in tutto il mondo, che hanno preparato per Ca' Foscari un tema che è quello legato al lavoro di Sarah Kane. Il video si chiama Psicosis e sarà presentato in anteprima mondiale. A Ca' Foscari ci sarà anche una sorpresa, che sarà questo Reading Attack, e per farlo bisognerà scrivere e avere informazioni da Angela Bianco, mentre la mattina dopo la notte, quindi il 18 mattina, avremo di nuovo la colazione in blu a San Servolo. Anche lì sarà necessario registrarsi per partecipare a questo evento, dove bisogna portare le proprie stoviglie e la propria colazione, mentre noi daremo le tovaglie di Maliparmi e Simone Ruggiati, lo chef di Cuochi e Fiamme, sceglierà la mise en place migliore e premierà chi sarà riuscito a preparare la colazione più convincente. Abbiamo anche lanciato una call a tutte le istituzioni per preparare delle colazioni firmate, ne abbiamo già una, che è quella del Museo Pushkin, che sarà una colazione russa. Dopo le colazioni ci sarà un laboratorio per bambini legato al tema della sostenibilità, mentre gli adulti sono invitati a una conversazione tra Simone Ruggiati e il professor Giuseppe Barbieri sul tema della gastronomia, arte e sostenibilità, che è il tema della mattina di San Servolo.